Estate del 2011. Martina Rossi, studentessa universitaria con la passione per l'arte, lascia la sua Genova per partire per il suo primo viaggio da sola con le amiche. Nella valigia, i costumi da bagno e l'entusiasmo dei vent'anni. Destinazione Palma de Mallorca, Isole Baleari, Spagna. Martina parte, saluta la mamma e il papà, senza sapere che per lei quella vacanza in Spagna sarà un viaggio senza ritorno. Il 3 agosto 2011, alle 6.45 circa del mattino, Martina precipita dal balcone della stanza 609 dell'Hotel Sant'Anna a Cala Maggiore. Muore sull'asfalto 45 minuti dopo. La sua giovinezza termina lì dopo un volo di 6 piani. La polizia spagnola pensa subito ad un tentativo di balconing, la folle tendenza dei giovani che prevede un lancio da un balcone per atterrare in piscina. La piscina dove atterra Martina, invece, è una piccola vasca per pesci, con soli 10 centimetri di acqua. E c'è anche un altro particolare inquietante. Al momento della caduta, Martina non ha i pantaloni, indossa solo una maglietta e gli slip. Perché Martina precipita? Cos'è successo nelle ore che precedono la caduta? Quello che sappiamo per certo è che la sera del 2 agosto Martina e le sue amiche vanno in discoteca, insieme ad un gruppo di ragazzi di Arezzo conosciuti a Palma e alloggiati anche loro all'Hotel Sant'Anna. Martina è tranquilla, non beve e non assume droghe. Quello che accade dopo lo raccontano le amiche e i ragazzi aretini alla polizia spagnola e qualcosa sembra da subito non quadrare nelle loro versioni. Al rientro dalla discoteca, le due amiche di Martina fanno coppia con due ragazzi della comitiva di Arezzo, occupando la stanza che era anche di Martina. Così la ragazza decide di raggiungere gli altri due aretini, Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni, al sesto piano dell'hotel, nella stanza 609. Quello che accade da questo momento in poi lo raccontano Luca e Alessandro ed è una versione dei fatti che appare da subito molto strana. Martina bussa alla porta, le apre Alessandro. Luca racconta che in quel momento è sul letto, sta per addormentarsi. Alessandro dice ascolta musica. Martina entra e si siede vicino a lui. È turbata, si comporta in modo strano. Nel frattempo Luca si addormenta. Sempre secondo Alessandro, d'un tratto Martina ha un improvviso raptus di follia. Si scaglia contro di lui urlando sei un killer, vuoi uccidermi? Alessandro cerca di fermarla, ne nasce una colluttazione. Martina, aggressiva e violenta, lo graffia al collo. E quando la ragazza sembra essersi calmata, Alessandro dice di essere sceso al primo piano a chiedere aiuto alle sue amiche. E a quel punto Martina, rimasta sola con Luca che dorme e che fino a quel momento dice di non aver sentito nulla, corre verso il balcone per lanciarsi di sotto. Luca dice alla polizia spagnola di essersi svegliato sentendo i passi di Martina, mentre corre verso la finestra, in tempo per vedere le sue gambe sparire nella caduta libera verso il suolo. Un suicidio? È quello che sostengono i ragazzi. Ma per capire cos'è accaduto a Martina Rossi, sarebbe bastato che la polizia spagnola decidesse di vederci chiaro. Avrebbe dovuto sequestrare la stanza 609, che a poche ore dalla morte di Martina era riaffittata. E soprattutto, avrebbe dovuto chiedere maggiori spiegazioni ai due ragazzi. L'improvviso raptus di Martina, di cui parla Alessandro, è inspiegabile. Non convince poi che Luca avrebbe dormito per tutta la colluttazione e si sia svegliato in tempo per vedere Martina che cade. E non convince soprattutto che, per circa 45 minuti dopo la caduta, mentre Martina era ancora viva, nessuno dei suoi amici l'abbia soccorsa. Dov'erano e cosa facevano in quel momento? Per la polizia spagnola è decisiva la testimonianza di una cameriera che dice di aver visto Martina tuffarsi nel vuoto, proprio mentre si recava al lavoro. Una testimonianza vaga, dal momento che la donna, da quel punto di osservazione, non poteva vedere se Martina fosse da sola. Dopo una sommaria autopsia, l'inchiesta viene archiviata. Per la giustizia spagnola, Martina si è suicidata. La famiglia Rossi ritiene che non sia una spiegazione accettabile e dopo quasi 2 anni ottiene la riapertura delle indagini della Procura di Genova. Sarebbe bastato che la giustizia spagnola ordinasse indagini più approfondite per notare un'ecchimosi sul volto di Martina, forse un pugno, e altre lesioni non riconducibili alla caduta. E si fosse chiesta se Martina, prima di morire, fosse stata picchiata. È quello invece che si sono chiesti gli investigatori italiani, che ora ipotizzano un'altra dinamica, ovvero che Martina sia caduta nel tentativo di passare da un terrazzino all'altro per sfuggire a una violenza sessuale. Il
24 maggio il giudice per le udienze preliminari di Arezzo, dove è stata trasferita l'inchiesta, deciderà se rinviare a giudizio Vanneschi e Albertoni e se, dopo 6 anni, sarà un processo a fare luce sull'inspiegabile morte di Martina Rossi.